noi a dire che il terrorismo non vincerà e che ora le istituzioni nazionali e internazionali devono unirsi e riaffermare nel mondo i valori della pace, della libertà e dell'uguaglianza. Anche a Pescara vogliamo testimoniare tutti insieme che questi sono i nostri principi democratici e che nessuna violenza potrà metterli in discussione. Siamo cittadini europei che chiedono una umanità verso i rifugiati e allo stesso tempo intelligenza e fermezza contro i terroristi. Siano queste le armi che l'Europa mette in campo per rispondere all'orrore di Bruxelles. Siamo con una rappresentante della comunità araba di Pescara, anche voi partecipate a questa manifestazione, a questo sit-in per Bruxelles, voi siete islamici, certo. E condannate quanto è accaduto, certo. A Bruxelles. Io in prima linea, io sono stata una delle promotrici di Siamo Qui, la manifestazione del 20 marzo, quella che abbiamo fatto a Pescara, abbiamo coinvolto tante enti, tante associazioni, istituzioni per dire no alla guerra, al terrorismo, al razzismo, e poi sentiamo che dopo due giorni succede questa cosa qua. Io condanno fermamente perché non mi rappresentano, non rappresentano la comunità araba islamica che vive tra l'altro da tanti anni qui e che non condivide le ideologie sbagliate, perché per me terroristi non hanno né religioni né appartenenze e quindi loro uccidano i valori di tutti quanti noi, dell'umanità e i principi sani, non soltanto il cuore dell'Europa, diciamo, o l'European in modo particolare. E potevo starci io all'aeroporto, chiunque, quindi io condanno questi atti e non li accetto né io né la mia comunità.